Ciao e benvenuto al sesto live in post produzione che intitolo Tornado Belfast, giocando un po' sul doppio significato di tornando, che lo metto io, da Belfast, e Tornado Belfast perché è l'immagine che mi sento di associare in questo momento dopo essere ritornato da Belfast, dove ho potuto ascoltare Prem Rawat. Questo è il posto dove Prem Rawat domani parlerà a tema sulla conoscenza. 5 minuti non ce la parlare, qui spengo e ci sentiamo alla fine. Comunicare questa esperienza della pace in un modo tra virgolette nuovo, per la prima volta che io ho la possibilità di conoscere dagli anni da 79-80 fino adesso, ha fatto un programma un po' diverso dal solito, no? E prima di andare a questo programma mi ricordo il mio atteggiamento, che è andato lì per cercare una risposta, no? Che mi potesse confermare se la cosa che sto facendo è giusta o se ha una radice che pesca nel mentale inconsapevole, per cui che può creare danni anche in buona fede, no? Ho chiesto di poter avere più chiarezza. E quello che è successo non lo posso ancora dire, perché per la prima volta sto sentendo che mi viene risposto a una mia esigenza momentanea di comprensione maggiore, ma questa risposta è ancora in atto, sta succedendo, e per cui chiamarlo Tornado Belfast ha senso, perché è un vortice che sta girando dentro di me, intorno a me, che mi porta a concentrarmi nel punto giusto, che è quello che io bramo, no? Posso dire ad ogni respiro, cosciente o incosciente, nel quale stare e vivere questa vita proprio con quell'entusiasmo che gli appartiene, che non è un decoro al quale puoi aggiungere alla tua vita un surplus, no? Un optional in più, proprio fa parte della nostra esistenza. E guardi i bambini, l'ho visto anche facendo i viaggi in aereo, no? Tornando, i grandi tutti sfatti, un po' nervosi, un po' irritabili, con niente eccetera, i bambini alle 11 di sera nell'aeroporto, i grandi erano accolti, i bambini giocavano a pallone fra di loro, e io notavo questa cosa e dicevo, guarda, proprio l'entusiasmo com'è nella tua vita, no? Devi solo scegliere dove applicarlo, è così in noi. Però questo fa parte dell'essere bambini in qualche modo. C'è dentro di me anche un adulto che vuole però fare le cose con un certo senso, vuole fare il gioco in un certo senso. Cioè, e qual è quel certo senso? È quel senso che mi completa, che mi fa sentire, ok, ho tutti i pezzi che mi servono per poter vivere questa mia vita. E mi accorgo in questo momento, no? Proprio in questi momenti, che per me sono di un'intensità come non ho mai vissuto prima. Qualcosa dentro di me sente che il 2017 è un anno importantissimo, importantissimo, no? E sto vedendo che sicuramente lo è per me, perché questo vortice di cui parlavo prima è una cosa che è in atto e mi sta portando la risposta alla domanda che io faccio costantemente: più chiarezza, più stare lì, più essere efficiente, più godermi la vita, più essere libero, più pieno, accompagnato, inzuppato d'amore nuovo, che conosco per la prima volta un passo dopo l'altro adesso, e vedo in quanti modi non collima, no? Con l'idea che io avevo dell'amore, no? Che se mi volto indietro e guardo, più che amore sono stati incidenti, inciampi, no?
E per cui il tornado Belfast è un po' questo qui. E stamattina ci pensavo, no, a questa sensazione, perché quello che mi entusiasma, no, è vedere che in questo tornado che sta succedendo, no, che sta succedendo e che sta portando nella mia vita informazioni, personaggi importanti che mi servono a prendere più consapevolezza e quindi più efficacia nel comunicare la mia testimonianza, che vuole essere qui, accendersi e testimoniare che la vita è non solo bella, perché è ovvio che la vita è bella, ma è possibile ancorarsi ad essa, non abbandonarla più e sentire che la vita è dalla tua parte, perché il momento è questo. Il momento che stiamo vivendo adesso, io lo sento dentro di me, lo vedo succedere. Ah, ecco, una cosa che stamattina ho colto in un video, perché quando sono tornato ho rivisto subito due video di Carpe Or che sono stati molto illuminanti, no? Per il tema che io andrò ad ascoltare, a conoscere, a sentire l'8 e il 9 di luglio a Bologna. Ascoltando i video che non ho potuto vedere a Dublino, mi ha fatto un click di chiarezza sul significato, sull'importanza del messaggio che Carpe Or sta dando in questa summa simbolica, perché ti vuol mettere in mano la chiave per poter leggere la tua vita passo a passo, se ti sta a cuore. E vedo che c'è molta confusione, la gente gli fa delle domande non capendo qual è il nocciolo della faccenda. È come se gli chiedessi sempre: dammi la ricetta, dammi la formula, una sola, con il quale io tac, svolto nella vita. E questa è un'illusione, che tra l'altro se fosse anche così sarebbe una fregatura, perché tu in quel modo lì ti escludi tutto il piacere della sorpresa, dello scoprire, del misurarti nel lottare, no? Nell'essere qui, lottare, essere presenti, stare su, no? Stare su. Mi ricordo che sempre stamattina, in base a questi ragionamenti, no? Perché penso sempre a questo simbolo, no? Del cazzo che sto scoprendo che è potente, meraviglioso, efficace, più di quello che io sono in grado di vedere in questo momento. Lo scoprirò andando avanti, no? E pensando, perché penso sempre un po' in funzione a come le cose si infileranno, e so che si infileranno, la mia chiarezza aumenterà grazie anche alle conoscenze di Carpe Or, Proclamato e soprattutto l'esperienza che coltivo ogni giorno, perché proprio mi dà quell'essenza fondamentale in questi momenti per essere gasato in un momento dove non c'è nessun motivo per esserlo, perché c'è un'ignoranza dilagante, per cui diciamo, secondo i dati di questo mondo, non c'è nessun motivo per essere ottimisti, ma io non sono né ottimista né pessimista, grazie al conoscere me stesso, questo insegnamento che Premier Avat mi ha nutrito e continua a fare, specialmente adesso, no? Dove io leggo qualcosa di reale, non è questione di stabilire ottimismo o pessimismo, ma realismo. Conosci la realtà, perché quando tu conosci la realtà, conosci, ci sbatti contro, tu in quel momento sei a posto. Perché questa è la realtà, è il reale, quello che non cambia mai, perché la definizione di reale è che è sempre esistito, è adesso presente, esisterà sempre solo quella cosa lì. L'assurdo del gioco è che tu, immerso solo in questa realtà, non la percepissi, ma percepissi semplicemente simboli, comunicazioni confuse, sbagliate. È come essere in una console di un'astronave, avere tanti pulsanti a disposizione, tu tocchi delle cose, hai delle reazioni, ma non sai che cosa succede, no? Hai bisogno di avere le informazioni che ti permettono di, vuoi alzarti, tocchi quel pulsante, vuoi girare, tocchi quel pulsante, vuoi sparire, tocchi quel pulsante, vuoi spararti in alto, tocchi quel pulsante. Se non sai qual è il pulsante giusto, il potenziale è lì, gli effetti si vedono se fai delle mosse, ma l'inconsapevolezza che hai in te ti procura dei problemi, palette che ti arrivano, no? E allora, riagganciandomi al discorso prima del cast, no, di questa misura, di questo star su, no? Di questo c'è, no?
di questo c'è, che nel suo simbolo viene la comunicazione che passa il simbolo, ti dice attenzione e presenza, no? Quello star su, no? Perché quando tu sei in quella situazione sei presente, no? E pensavo come assomiglia molto alla lotta. Ci sono arrivato con questo senso di vortice che mi sta succedendo, no? Dicevo, questo vortice è come se volessi afferrare qualcosa, e mi è venuta in mente una sensazione, un'esperienza di quando lottavo, no? Che io facevo un colpo, che quando facevo questo colpo era praticamente come un vortice che io facevo, dove mi ritrovavo agganciato la testa dell'avversario, ed era un colpo magnifico, no? E io mi sono accorto questa mattina, entravo per fare quel colpo in una sensazione di un vortice, no? Di un vortice. E questo vortice è quella cosa che ti permette, quando tu fai un incontro di lotta, di trovare quello spazio, quell'intercapedine dove entrare e portare l'avversario, perché è l'avversario che è contro di te, perché tu hai sempre un avversario contro di te ed è dentro di te, sempre, no? E questo avversario tu devi tenerlo cagato, no? Cagato. E quel vortice ti permette di entrare dentro e di dominarlo, di metterlo spalle a terra, in una posizione dove sei tu che domini, comunque, sei padrone della tua vita. E facendo questo piccolo ricordo, no, analogie, mi ricordavo quando si lottava, no, che ci sono i due lottatori con i rispettivi allenatori e fan, eccetera, no? In quei momenti dove nessuno dei due fa un colpo all'altro, perché non è facile, no? Devi tenere il tuo piazzamento e devi trovare quel varco, eccetera. E hai dei momenti dove magari sei un po' in crisi, l'altro sta avendo un po' il sopravvento, cosa ti dicono l'allenatore, gli amici fuori? Stai su, non ti dicono fai quel colpo X, fai quell'intervento Y, no, ti dice stai su, tieni il piazzamento, tieni la possibilità di non essere spodestato dal tuo regno, tienila, in che modo? Stai su, stai attento, no? E qui mi sono visto che è vero, è questa l'esortazione che il cazzo viene a fare. Ti viene a dire stai su, l'unica cosa che devi fare, stai su, resisti e non combattere. Non combattere, ma stai su, perché il carro, le mosse che tu farai, le guida il tuo maestro. O chiama l'energia, chiamala mamma mia, chiamala Iside, chiamala con il nome che preferisci, con il nome che preferisci, quella energia, quell'amore, quel tuo alleato è in grado di portarti in quella situazione dove il colpo viene fatto senza che tu lo decida, con la tua volontà che prende radici da una confusione e ignoranza, essere proprio più positivi possibili, no? Ma agisce qualche altra cosa per te e tu gli vai dietro. Cosa devi fare perché avvenga questo capolavoro? Essere te stesso, lasciarti andare in quell'essere che tu non sei un benemerito cazzo. Infatti ha detto per Bravati in questo programma, no? A un certo punto, conosci veramente chi sei, perché solo allora il dono che ti è stato dato viene fuori. E io mi sono chiesto chi sono, no? Perché me lo chiedo dalla vita chi sono, anche avendo la in realtà, no? Perché ho capito che non sono Francesco Montelli, detto Montellic, che è alto tanto, assodato questo, io comunque esisto, chi sono, e questi giorni mi sto dicendo io realmente non sono un cazzo, io in questo momento sono un'illusione, sono apparso in questo mondo, ho la possibilità di vivermi una vita dove ho coscienza di me individuo, pur essendo in realtà parte di quel tutto che si fa anche pezzi individuali, che viene qui a viversi una vita e a lottare per il proprio amore. E io il mio amore lo cerco dalla prima tettata che ho dato alla tetta di mia mamma, seppur inconsapevolmente,
e probabilmente lì lo trovavo, il mio amore, perché ciucciando la tetta della mia mamma io entravo in connessione con me stesso, con quel piacere, ed ero completamente nell'amore, no problem, non c'erano problemi alcuno, no? Non c'era problemi alcuno. E quell'esperienza, quel sentimento, adesso che sono adulto, continua ad esistere. Posso perdermi in quell'oblio di piacere, di essere in contatto col mio cuore, con il mio creatore, che mi si svela, mi si sboccia davanti, dentro, ovunque, sempre di più. Diceva che però ieri i dettagli, che uno... c'è da ridere. Non pensavo che ti servissero i dettagli, no? Carpiolo ha fatto una bella sottolineatura di quanto sono importanti i dettagli, ed è vero, i dettagli portano tutte le informazioni che ti sono sempre sfuggite, perché il grosso ce l'hai, sono qua, sono vivo, ho tutto, eccetera, così, come mai la danza non succede? Guarda i dettagli, nei dettagli trovi la risposta. Per cui, io non lo so, adesso finisco qui per il momento, perché sono atterrato ieri, sono tornato ieri, e sono ancora qui, no? In questo mio vortice dove sto afferrando una risposta, e questo vortice mi porterà l'8 e il 9 luglio a Bologna ad ascoltare fisicamente per la prima volta Carpe Oro e a rivedermi che l'hai proclamato fisicamente per la seconda volta, e vedere di portare avanti quel seme che è stato seminato con la promessa di, come Michele, di fare un lavoro audio specifico sull'esperienza di Gioacchino da Fiore, perché da quello che ha detto lui dà le carte in mano, chiavi in mano a chi lo desidera di vivere una vita felice senza aver bisogno di nessuna religione, senza aver bisogno di nessuna spiritualità, solo conoscere alcune cose che hanno funzionato nel suo tempo, no? Cose che io non sapevo, per cui merita questa informazione per quelle persone che sono interessate. Per quelle che non sono interessate sono fatti loro. Siccome io sono interessato a questa cosa qui ed è un piacere occuparmi non solo del mio progetto che è fare il monumento alla pace, ma anche di chiunque voglia divulgare queste cose. Perché nel monumento dedicato alla pace, che ha una casa fatta da 3 colossei, uno di questi colossei è dedicato alla conoscenza. E dentro al Colosseo della Conoscenza ci saranno tutte queste informazioni importanti che stanno venendo fuori, applicabili nella vita di una persona. Come sento, è la somma simbolica che Carpe Oro generosamente sta offrendo alle persone che ne hanno bisogno e non se ne rendono assolutamente conto, non possono rendersene conto. Però la bontà di queste magie, tra virgolette, è che vengono date per amore, no? Che se non è una tua esigenza personale, è un'esigenza della vita stessa. Come diceva Khalil Gibran riguardo i figli, se i figli non sono una tua esigenza, sono un'esigenza della vita stessa, no? Questa esperienza è uguale. Per cui chiudo qui per il momento e continuo a stare in questo tornado che mi sta concentrando in una maniera molto gustosa e farmi stare su con un entusiasmo e una voglia di essere in questi vortici, e tutto quello che è il mio talento affinato dalla conoscenza, dalla pratica e dalla cura del mio maestro, io me la spendo perché è un momento entusiasmante. Io ci sono e non voglio assentarmi da questa lezione, non marino la scuola, perché quello che c'è fuori da questa scuola è triste, è quello dal quale stiamo scappando, il non senso. Ah, una cosa, poi veramente chiudo, dicevo che ho visto un video stamattina, un piccolo video di qualche minuto, di una veggente, che adesso non mi ricordo, Baba Ovana, una veggente cieca, no? Che penso sia morta, che avrebbe fatto delle profezie, che hanno visto che l'85% si sono avverate tutte, nel quale predisse anche le torri gemelle che crollavano, l'ISIS, e prevede anche l'elezione di Trump, no? E nelle sue previsioni diceva che succederanno delle cose tremende, eccetera, e poi alla fine c'è stato l'ultima profezia che ha fatto, quasi scappata, quindi faccio, sono tornato dietro, fammelo ascoltare bene,
dice, ci sarà un gran casino, il mostro verrà fuori, il casino verrà fuori, la merda viene svelata, perché la verità viene a galla, ci saranno dei casini, non so, anche dei grossi casini, ma ci sarà un uomo che porterà la pace. Crisi finanziaria, ma è solo una interpretazione delle tante previsioni, però non tutte sono cattive notizie, assicuro che ci sarà un uomo che porterà pace. E porterà la pace. A questa cosa ho detto cling, ah vedi, allora se questo non è che ho bisogno della veggente, no? Però mi ha dato un piccolo click, perché era cieca. Come si vede la fotografia, era cieca, e quando tu sei cieco non vedi questo mondo, vedi solo con l'anima, e con l'anima vedi la realtà. Gli è stato dato di vedere delle cose, piccoli frammenti, piccole robe, eppure in quel piccolo frammento c'è l'informazione. In questo momento terribile c'è qualcuno che parla della pace e la porta, e si chiama Prem Rawat, e io lo conosco e sono onorato di mettere la mia vita al suo aiuto, al suo servizio, perché quello che vuole lui è propagare questo messaggio. Lui una volta ha detto, voglio che le persone lo sappiano almeno una volta che esiste questa possibilità. Siccome in questo momento questa è la cosa che lui ama, che gli sta a cuore, e a Belfast ho sentito questa urgenza di alzatevi, state su, e questo simbolo del cazzo ti viene a dire, no, non qua, ma nel cuore, stai su, perché adesso è il momento che ce la facciamo. Prima non è il momento. Gli indiani d'America, che erano migliori spiritualmente dell'uomo bianco, ha dovuto perdere. È il momento del round apocalittico, bellissimo, dove cosa devi fare? Stai su, io sto su. Ed è bellissimo stare su. E se c'è qualcuno al quale questo star su, questa mia testimonianza, è di aiuto per dire ma allora anch'io posso farlo, ok, va benissimo. Se non lo è per nessuno, rimane solo per me, va benissimo. Perché io in questo viaggio so che troverò dei pezzi importanti di me. Lo sto vedendo sempre di più e so che andando avanti sarà proprio una cosa magnifica. Finisco qui il live e ci sentiamo prossimamente.